È primavera, il mondo sembra essere migliore. Noi siamo ancora belli e se volemo bene. Tu ridi sogni, questa vita te la bevi tutta d'un sorso senza manco ripi a fiato. E non t'accorgi che ce levano li panni con quel sorriso finto che è tutto un programma. Quasi non senti come passano quest'anni, senza sorprese, senza mai guardare le stelle. E chi ci ha fatto torto te lo sei scordato e te ricordi solo chi te vuole bene. La vita è una, c'è ragione, non conviene. Campa col sangue, amaro peste, quattro iene. Ma torneremo ancora bambini, saremo liberi e leggeri. Saremo ancora tutti insieme, sempre più in alto sulle altalene. Noi non vogliamo che il quadrante nord, il più bello di Roma dal punto di vista storico, ambientale e archeologico, diventi il nuovo quadrante che ospita tutti i rifiuti della città. E così allo stesso tempo non vogliamo che tutte le attività di trasbordo di Roma Nord avvengano in un solo quartiere, qui a Labbaro. L'incontro è stato voluto fortemente dalla popolazione di Labbaro. Quando si spargeva la voce di questo primo momento, di questa prima manifestazione, non c'è stata una sola persona che ha detto ma forse. Tutti i partecipanti, tutti gli abitanti di Labbaro hanno detto sì, perché non ritengono giusto che il Labbaro paghi per le incompetenze, perché non ritengono giusto che il Labbaro paghi per le inconcludenze, per le lacune che questo sistema politico continua a lasciare sulle nostre spalle. Siamo abbastanza agguerriti. Oggi la mia presenza qui e quella degli altri amici del Comitato Saxa Rubra è quello di vicinanza agli amici di Labbaro. Ci sentiamo tutti cittadini di un unico quartiere e richiamiamo questo senso dell'alleanza tra comitati. Stiamo uniti perché uniti vinceremo, da soli non andremo da nessuna parte. Quindi la presenza è richiamare all'unità. La battaglia di uno è la battaglia di tutti. Guardate, noi a dire la verità giù a Saxa Rubra, anche sempre sulla solita pagina Facebook, qualche attacco da qualche cittadino del Labbaro ce l'abbiamo avuto, ma non lo volete là, non lo volete di qua, e allora che volete? Cioè i rifiuti da qualche parte devono andare. Come abbiamo detto in alcune interviste, siamo cittadini consapevoli che siamo in emergenza, quindi siamo anche disposti, per esempio a Saxa Rubra, ad accettare il fatto che stia lì per 180 giorni. Ma come abbiamo più volte detto, non tollereremo neanche un giorno in più. La proposta ce l'avremo, alternativa al Parco Marta Russo, che è il famoso foglio 245, particella numero 1, che è Tor di Quinto. Perché non fanno un'area a Tor di Quinto, per esempio? È una proposta, abbiamo coinvolto anche il comitato di quartiere Vivere Ponte Milvio, l'architetto Salonia, che è d'accordo, addirittura ha detto che lo metterà all'ordine del giorno della consulta dei comitati e che lo proporranno come consulta dei comitati di quartiere Roma Nord, quindi al 15° municipio. Quindi a breve ci sarà anche questa proposta. Però cerchiamo di costruirlo, cerchiamo di avere un'idea di come va fatto. Abbiamo addirittura la fortuna di avere una sperimentazione che tuttora sta in piedi, del porta a porta. Io ho la fortuna di essere un'area del porta a porta e tutto sommato problemi non ne abbiamo. Sempre appunto il passato dà tante colpe, ma qualche merito pure lo ha. Cerchiamo di studiare adesso, essere pronti a settembre, fare capire che qui saremo pochi, ma questa è la nostra centralità, qua noi abbiamo tutto, qui è il luogo della convivialità dove respiriamo un attimo e diciamo vabbè, non è poi così brutto vivere fuori dal grano, non è poi così duro, tutto sommato c'è. E comunichiamolo quanto più possibile. Tentare di spostare i rifiuti a Labbaro, Saxa Rubra, vuol dire creare il problema. In questo purtroppo non c'entra solo l'amministrazione comunale, ma anche per certi aspetti l'amministrazione regionale, che non individua i siti idonei. Però il fatto chiaro è che praticamente la raccolta differenziata non è assolutamente aumentata, anzi
è peggiorata in questo periodo, perché neanche nelle zone dove si fa la raccolta differenziata poi alla fine viene raccolta in maniera indifferenziata. Competenti al fine di verificare attraverso un'adeguata valutazione degli impianti ambientali e sulla salute pubblica la reale fattibilità della previsione contenuta nel master plan di AMA. Io credo che questo sia un elemento maggiore per provare a scongiurare, perché trattasi di atti amministrativi, quindi ad oggi l'area di trasbordo si farà, perché non c'è nessun atto che provi il contrario. Come sapete, da qualche decennio, a Parco Martarusso si fa una festa che è un appuntamento per tutto il quartiere. Da più di 10 anni sono lì a fare il volontario, ad organizzare quella festa. Allora, la proposta forte è che quella festa non può avere accanto 100 tonnellate di rifiuti. Noi ci rifiutiamo di far mangiare i cittadini di Labaro accanto a 100 tonnellate di rifiuti. Quella festa è fondamentale per il quartiere. Abbiamo anche invitato la sindaca Raggi, speriamo che ci venga. Se loro vogliono mettere i rifiuti, noi non pagheremo nulla al municipio per l'occupazione di suolo pubblico, che sono un mare di soldi, sono, ma quella festa la vogliamo fare, quella festa la faremo, e non ci devono stare rifiuti e non ci saranno i rifiuti.